Allora, non ci sarà bisogno sicuramente di presentarvi alle persone che quotidianamente seguono il nostro sito, comunque lo facciamo lo stesso perché qualche nuovo utente giorno dopo giorno appare sempre. E quindi Alessandra Cristini e Lidia Bontempi del Comitato Spontaneo contro le Nocività. Un servizio recente di Radio Popolare ha riportato all'attenzione, diciamo alla pubblica attenzione, i problemi ambientali notevoli che ci sono qui in circoscrizione est. Il servizio di Radio Popolare è servito anche per dare, qualora ce ne fosse bisogno, un ulteriore sprint, un ulteriore impulso all'attività del Comitato. Recentemente è apparso sulla stampa locale una dichiarazione del Comune di Brescia in nome particolare dell'assessore Vilardi, nel quale si dice proprio che la civica avvocatura valuta la possibilità di intervenire legalmente contro il Comitato Spontaneo per procurato allarme. Sì, abbiamo letto anche noi questa informazione e la troviamo anche abbastanza strana questa cosa, perché noi non abbiamo fatto altro che riportare informazioni ottenute dalla radio, che tutti hanno sentito e che tutti hanno avuto modo di ascoltare, chi più chi meno, insomma. Abbiamo semplicemente diffuso delle informazioni che, ufficiali, perché tra l'altro questa radio riportava i dati dell'ARPA, informazioni che riguardavano l'ARPA e atti, tra l'altro documenti depositati in comune. Ci ha fatto un pochino meraviglia questa cosa, forse perché l'assessore pensa in questo modo di intimidirci, sicuramente noi non ci caschiamo. Ecco, quindi voi non vi sentite colpevoli di procurato allarme? No, noi anzi ci sentiamo caricati di una responsabilità che non dovrebbe essere nostra, perché noi siamo costretti a fare un po' da cassa di risonanza, diffondere, fare informazioni, perché i nostri amministratori non lo fanno. Io ricordo che da settembre è stata presentata nel settembre 2011 e depositata presso gli uffici del comune questa relazione ARPA che parla di possibile rischio di contaminazione radioattiva della falda. È una notizia che secondo me qualsiasi amministratore minimamente responsabile dovrebbe farlo saltare sulla sedia, dovrebbe correre ai ripari immediatamente. Noi invece abbiamo una zona che non è segnalata, dove chiunque potrebbe entrare, perché non è evidente che è una zona pericolosa, e abbiamo per quanto ne sappiamo noi, un immobilismo totale di questa amministrazione che non solo non fa nulla per tutelare la nostra salute, ma minaccia di denunciare chi al posto loro si muove per informare la cittadinanza e chiedere misure di sicurezza e bonifiche, soprattutto bonifiche dell'area. Ricordo che la cava Piccinelli è in queste condizioni da più di 20 anni. Si parla di piezometri improvvisamente scomparsi, due su quattro, in base alla scomparsa di questi piezometri, quindi non sarebbe possibile, almeno a giudicare da quanto dice l'ARPA, risalire con certezza ai dati per poter stabilire se effettivamente si Certo, può parlare di contaminazione o meno. Questi perché piezometri, per ammissione stessa nella dichiarazione dell'assessore Vilardi, sono spariti nel 2010, siamo nel 2012, ma mi pare di aver capito che non sono stati ancora riposizionati. no, non sono ancora stati ancora riposizionati. L'ARPA dice proprio che in questo modo non è possibile accertare esattamente il grado di contaminazione, non è possibile accertare in che direzione scorre la falda per sapere esattamente in che direzione cercare la possibile trasmissione della contaminazione, e quindi è evidente che questi apparecchi di misurazione vanno subito ripristinati. Anche il livello di risalita della falda è molto preoccupante, perché l'ARPA parla di un livello di risalita, se non ricordo male, di 4 metri. 4 metri, sì. Vuol dire che la situazione è radicalmente cambiata. Quello che ieri poteva essere un franco di sicurezza rispetto alla zona radioattiva, ormai non c'è più. Il materiale radioattivo continua a percolare, i teli di PVC sono rotti. Cioè, io a volte ho come la sensazione di vivere in un universo parallelo. Non esiste più nessuna garanzia per la salute dei cittadini. Sono esterrefatta che la preoccupazione dei nostri amministratori sia tenere tutto sotto silenzio, tacere, non procurare allarme. Ma noi siamo già abbondantemente allarmati da tempo, lo dico ufficialmente all'assessore Vilardi, siamo già molto allarmati. Qualsiasi notizia che si aggiunge allarme, ma il livello è già abbastanza elevato. Alessandra Crestini, i rilevamenti, diciamo,
diciamo, dell'ARPA, dell'ASL, parlano di radioattività 50 volte oltre il limite, mentre Radio Popolare riferisce di una relazione della Nucleico a suoi tempi fatti che parlava di livelli 500 volte superiori. Secondo voi sono 50 o sono 500? È molto difficile per noi stabilire quanto sono, sicuramente non vado là io a misurarli, di sicuro non è mia intenzione, però devo essere sincera, qualunque sia il grado di radioattività va accertato, sia 50, sia 500, sia 1000, io voglio sapere quant'è, è mio diritto sapere qual è la situazione, perché il procurato allarme dipende dalla mancanza di informazione da parte delle istituzioni. Se le istituzioni ci informano adeguatamente, noi sappiamo su che cosa, dove stiamo andando a parare in pratica. Se loro ci tengono nascosto tutto, non sanno o non vogliono farci sapere qual è la situazione, noi naturalmente ci spaventiamo, anzi dovremmo essere molto più spaventati, perché secondo me la cittadinanza ha reagito anche forse ormai rassegnata, con rassegnazione a questa cosa, e quindi sta un pochino sul attento a quello che dicono i giornali, così, ma non c'è stata una sollevazione, io non dico una sollevazione enorme, però non ho notato quel grande allarme che la dottoressa Vilardi ci vuole imputare. Quindi anche lì l'allarme, io continuo a dire, non dipende da quello che diciamo noi, dipende da quello che non dicono loro. E a proposito di allarme, di paure, cambiando adesso argomento, si leggeva sempre sulla stampa locale, sui quotidiani locali, di commissioni comunali fatte con la Digos e con i vigili urbani, roba che a memoria d'uomo, ecco, io non sono anziano, non sono nemmeno giovanissimo, ma nella mia media vita non ricordo a memoria commissioni comunali svolte con la presenza di questi ordini di sicurezza. Ma che succede? Ecco, mi riferisco alla commissione consigliare, per esempio, che si è pronunciata sul bitumificio, nuovo bitumificio. Sì, effettivamente noi eravamo là, eravamo ma tutti quanti. Incutete così tanto terrore? Non... Probabilmente sì, non lo so. Adesso noi eravamo là per sentire, per ascoltare e per vedere con i nostri occhi chi e come si comportava, insomma, le due commissioni, perché erano in seduta congiunta, le due commissioni. Effettivamente c'erano due vigili all'interno dell'aula e c'era la Digos fuori dalla porta, e alla fine in effetti io ci ho anche scherzato, ho detto però anche voi che zuppa stare qua a ascoltare queste cose, e loro mi hanno risposto, anche loro scherzando, beh, ci siamo tenuti informati. Alla fine è abbastanza ridicolo questo comportamento, perché garantire la sicurezza, secondo me, è giusto, ma nel momento in cui mi garantisci la sicurezza sul cesio, non all'interno di un'aula dove si sta facendo una discussione di una commissione urbanistica o piuttosto che del commercio. Secondo me c'è un'idea di sicurezza un pochino strana in questa amministrazione, io ho qualche dubbio che la sicurezza sia quella che intendono loro. Lidia Bontempi, entriamo nel dettaglio. Bitumificio. La circoscrizione est si pronuncia per prima ed esprime parere favorevole. Lo esprime la maggioranza, PDL Lega, in sostanza. Qualche lamentela è stata sollevata, ci sono consiglieri di circoscrizione che dichiarano che il loro voto a favore è stato esclusivamente un voto basato sui documenti e non politico, però è strano che sia solo la maggioranza a dire sì e l'opposizione a dire no. Ci spostiamo in commissione al comune, stesso voto positivo, perché a un imprenditore in questo periodo di crisi non si può dire no, visto che sono in gioco dei posti di lavoro. Allora, è un giudizio politico che tiene conto anche dei cittadini e non solo delle esigenze di un singolo imprenditore, o è un giudizio politico e basta? Io proprio sull'argomento commissione ho qualcosa da dire, un breve inciso. Ho assistito alla commissione che si è svolta in circoscrizione su questo argomento e anche alla commissione consiliare, urbanistica, commercio, attività produttive insieme. La commissione della circoscrizione è stata uno spettacolo desolante, era evidente che nessuno
quasi nessuno della maggioranza di sicuro, purtroppo anche pochi dell'opposizione, sapevano di cosa si stava parlando. Avevano sul tavolo il famoso mezzo metro di carte, ma è evidente che nessuno le aveva lette. Non sapevano di cosa si trattava, ma sarà un capannone, si chiedevano, sarà un edificio, cioè è un impianto che produce bitume. Ma cosa sarà l'MPS? Ne abbiamo detto noi, sono materie prime e secondarie, dal pubblico arrivavano, eravamo in tre, arrivavano i suggerimenti. Io stessa ho dato a qualcuno dei consiglieri dell'opposizione le nostre osservazioni alla VAS, che ha valutato il bitumificio Gaburri positivamente, VAS, valutazione ambientale strategica fatta dal Comune di Brescia, e contro cui poi noi abbiamo fatto ricorso, perché secondo noi qualcosa non ha funzionato. Nella commissione consigliare comunale, nelle due commissioni congiunte, apro anche qui un piccolo inciso, non è stata convocata la commissione ambiente per discutere di questo argomento. Pare strano, nel senso che è pur vero che l'attività è un'attività produttiva, ma che va a impattare pesantemente sull'ambiente, altrimenti perché sarebbe stato necessario portare a termine una valutazione ambientale strategica? Ecco, in questa commissione ho notato molta più informazione da parte dei consiglieri dell'opposizione, un appiattimento generale su quelli che sono gli interessi degli imprenditori da parte della maggioranza. L'assessore Margaroli, che era presente, è intervenuto solo ed esclusivamente per sottolineare che il signor Gaburri, che era lì presente a controllare l'andamento dei lavori, che il signor Gaburri non poteva aspettare 2 anni, 3 anni prima di sapere se poteva o meno realizzare il suo impianto. Ora, io capisco tutto, però qualcuno, per fortuna, dell'opposizione ha fatto notare che se l'iter è così lungo e così farraginoso e richiede tanti controlli, è perché è evidente che questo tipo di impianto produttivo, collocato in una situazione così a rischio per le abitazioni così vicino alle case, collocato in una situazione ambientale che verrà compromessa, necessita ovviamente di una particolare attenzione. Non si può, in nome delle attività produttive, autorizzare sempre tutto e ovunque. Per cui secondo me c'è proprio una, diciamo così, un'assoluta assenza di attenzione per quello che davvero gli amministratori dovrebbero garantire. Non è detto che per forza la salute dei cittadini e gli interessi di chi lavora devono essere in conflitto. Si possono trovare soluzioni che salvaguardino la salute nel rispetto del lavoro e anche del profitto, tra virgolette, dell'imprenditore, che viene dopo, però, molto dopo. Brescia, tra l'altro, che è già stata vittima di un inquinamento che è a un interesse tipo nazionale, con la Caffaro, Brescia, mi viene da dire, non ha imparato niente da questo punto di vista. Cioè, nascondere continuamente la testa sotto la sabbia come gli struzzi e ignorare che alcune attività non sono più sostenibili per l'ambiente è intollerabile. Chiudo dicendo che una piccola, parziale nota positiva c'è stata in Consiglio Comunale, perché questa richiesta di convocazione della Commissione Ambiente per esaminare il problema del bitumificio Gaburri è stata accolta, e questa delibera, che doveva essere votata, è stata rimandata, e c'è ancora un lasso di tempo che chissà, forse potrebbe servire a valutare. E su questa questione c'è anche spazio per un'ulteriore riflessione, e adesso mettiamo in difficoltà Alessandra e Cristina, perché viene svuotato a questo punto dire: sembrava fossero tutti d'accordo, circoscrizione, commissione, comune, invece arrivi in comune e a un certo punto ti salta fuori quello che dice: no, forse è il caso di pensarci un attimo. E chi lo dice non è nemmeno dell'opposizione, è un esponente di maggioranza. E che succede allora? Beh, succede che probabilmente questa persona, che è praticamente il consigliere Francesconi, che è anche presidente della commissione ambiente, ha ritenuto opportuno fare degli approfondimenti, cosa che secondo me avrebbe dovuto fare anche prima. Probabilmente in questo momento ha trovato un momento anche strategico dal punto di vista politico, avrà i suoi interessi sicuramente, e ha ritenuto opportuno essere in qualche modo coinvolto lui con la sua commissione in queste scelte. Chiaramente in quell'occasione, quando lui ha fatto questa richiesta in consiglio, la dottoressa l'assessore Vilardi ha precisato che non ha assolutamente alcun valore l'idea, il confronto, eccetera, con la Commissione Ambiente. La Commissione Ambiente semplicemente può valutare la cosa, esprimere un giudizio, un parere, un'opinione, ma non ha alcun valore.
assolutamente non conta nulla. A questo punto ci viene da pensare che c'è qualcosa che non torna. Non sappiamo cosa sia, però sicuramente... Beh, adesso scusate, io non faccio il politico di professione, ma se si riunisce una commissione ed esprime un parere che alla fine non conta, non conta nulla, che cosa conta di... È quello che ci stiamo chiedendo. A volte sembra semplicemente un voler accontentare qualcuno che ha chiesto di informarsi, perché altrimenti probabilmente il voto non andava in porto, perché altrimenti ci sarebbero stati dei contrasti, quindi si cerca forse una mediazione. Noi questo non siamo in grado di saperlo, però sicuramente l'assessore Vilardi ha detto che assolutamente, se anche ci fosse un voto all'interno della commissione, non ha alcun valore all'interno dell'iter del SUAP, che è lo sportello unico per le attività produttive, che è quello che rilascia questa autorizzazione con poi l'approvazione da parte del Consiglio. Quindi l'assessore Vilardi ha detto che era un passo, un ulteriore passo, quasi una regalia, però del tutto inutile. Noi attendiamo e vediamo cosa succede. Lidia Bontempi, 30 secondi, il bitumificio è già lì? No, il bitumificio non è ancora lì, il bitumificio è sulla carta per adesso. Mi rendo conto che siamo a un passo, abbiamo ancora delle frecce al nostro arco, diciamo dal punto di vista istituzionale. Il ricorso che abbiamo presentato, due ricorsi, uno contro la VAS del Comune di Brescia e uno contro la VIA della Regione Lombardia, che approva tutto l'altro 25. Però secondo me quello che veramente conta è che le persone siano consapevoli di quello che sta avvenendo, e secondo me lo stanno diventando. Io ho visto nei nostri quartieri, nei quartieri di Buffalora, molto più interesse, partecipazione da parte dei cittadini, e questo secondo me è il passo fondamentale che può spostare un po' gli equilibri anche politici, perché comunque i politici hanno bisogno di consenso, questa è la leva, no? E se il consenso comincia a calare, Paolo gli ha perso qualche punto percentuale, sì. E se il consenso comincia a calare, abbiamo detto, si pone qualche domanda in più. Chiudiamo con Alessandra e Cristini con l'altro argomento di scarica di amianto. Nuova autorizzazione il 21 novembre, lavori riniziati in tutta fretta. Nel servizio da noi realizzato sul cartello abbiamo fatto vedere tempi di realizzazione, ultimazione, lavori 120 giorni. La primavera ci porta alla discarica? Questo è quello che pensa di riuscire a fare Faustini. Noi ci opporremo continuamente a questa cosa, impediremo con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione che venga realizzata. Anzi, domani abbiamo un incontro con il sindaco, ci ha fissato un appuntamento per domani sera. E oltre a parlare della questione bitumificio, che è quella che in questo momento ci ha coinvolto in maniera particolare all'interno del Consiglio Comunale, però parleremo sicuramente anche della discarica di amianto e di quali sono i passi, gli chiederemo chiaramente quali sono i passi che lui ha fatto per tener fede all'impegno che aveva preso davanti ai cittadini di San Polo quando ha promesso che si sarebbe impegnato per impedire la realizzazione della discarica. Ci piacerebbe sapere che cosa ha fatto, perché i fatti in questo momento dicono che se noi o qualcuno di noi non interviene, in primavera abbiamo l'amianto qua. Grazie.